Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di un'opera molto discussa su internet e che ho iniziato a leggere da breve, più o meno da 2 mesetti, ovvero Demon Slayer. Quest'opera è stata molto discussa e effettivamente non è così bella, però oggi parleremo proprio del mio parere, anzi, vi parlerò del mio parere, ovvero cosa ne penso di quest'opera? Che non è piaciuta a molti, ad altri è piaciuta, e in Giappone ha fatto il boom di vendite, il boom di su larga scala, ha battuto tutti i record, anche l'opera, un'opera immensa come One Piece. Bene, quest'opera non ha dei disegni eccezionali personalmente, però non sono neanche malissimo. Devo dire che questi disegni comunque sono molto apprezzabili per l'opera in sé. È un target degli shonen, ed è fatto quindi, è finalizzato per un pubblico molto giovane, per i ragazzi, ed è un battle shonen all'interno di questo target. Questo battle shonen si basa sulla storia di Tanjiro, che è un ragazzo che vive su una collina, in un'epoca del Giappone medievale. Tanjiro è un ragazzo che vive su una collina con la sua famiglia, che è una famiglia molto povera, infatti per sopravvivere vende carbone. All'interno della sua famiglia c'è sua sorella Nezuko e altri fratelli più piccoli di lui. Il padre non c'è all'interno della storia e quindi per adesso ci viene presentata solo la madre e la sua famiglia. All'inizio della storia lui scende da questa collina per andare a vendere carbone e visto che si stava facendo sera, al ritorno incontra un villeggiante che lo invita a dormire a casa sua, perché ha paura che se tornasse a casa potesse incontrare dei demoni. A quel punto Tanjiro decide di fermarsi a casa di questo villeggiante e la mattina dopo, tornato a casa, scopre che la sua famiglia è stata sterminata da un demone. Tutti tranne che sua sorella Nezuko, che sorprendentemente diventa un demone. Questo è un po' l'incipit della storia e da quel momento in avanti Tanjiro vorrà diventare uno spadaccino, più precisamente un ammazzademoni, ed entrare a far parte del gruppo degli ammazzademoni per andare a vendicare la morte della sua famiglia e per cercare un rimedio per far tornare Nezuko un essere umano normale. La storia è molto semplice alla fine come incipit, classico incipit da battle shonen. I personaggi poi che si vedono in futuro non sono personaggi molto profondi a livello psicologico, però sono personaggi con cui empatizzi molto facilmente all'interno della storia. Sicuramente non è un battle shonen molto complicato da capire o con una storia difficile, anzi è molto lineare e secondo me è proprio questo il suo punto di forza, il fatto di essere una storia molto semplice, uno shonen molto classico, che non deve essere il capolavoro di questo millennio, ma non vuole neanche essere ovviamente un manga che fa schifo. Io personalmente ho notato che molte persone si sono lamentati di disegni. In alcune tavole ho riscontrato anch'io, per quanto non ne sappia niente di disegno, degli errori a livello del disegno, per come sono state disegnate le mani o come sono stati disegnati altri dettagli che non mi sono piaciuti. Però sicuramente il disegno si adatta molto bene alla storia che viene raccontata e devo dire che è uno stile di disegno che, tolti quei piccoli errori, non mi dispiace nemmeno. Se una persona mi chiedesse di consigliargli Demon Slayer e non avesse letto nessun'altra opera, nessuno, no, nessun altro shonen nella sua vita, gli direi di iniziare proprio con Demon Slayer, perché è una storia appunto molto semplice e secondo me è un manga fatto proprio per iniziare ad approcciarsi al target shonen. Perché non è una storia molto lunga, come può essere One Piece, o non è comunque molto complicata a livello proprio di trama, come può essere l'Attacco dei Giganti. E quindi è una storia classica che va benissimo per gli inizi. E è logico che le persone che hanno molta più esperienza nella lettura di manga, e quindi hanno letto tantissime opere, vedono Demon Slayer come un'opera che non merita tutto il successo che ha avuto. Però secondo me è un'opera a cui ognuno di noi dovrebbe dargli un'opportunità.
Adesso in questo momento in Italia sono usciti i primi 12 volumi, mentre invece in Giappone la storia è già finita e sono arrivati fino al volume 23. È per quello che secondo me è una storia molto consigliata per iniziare, perché sono pochi volumi che non costano neanche troppo, perché il prezzo di copertina è di 4,50 euro. La casa di produzione è la Star Comics ed è un'opera che secondo me può appassionare molti di voi e potrà spingervi a leggere tante opere. Oppure se siete delle persone che ormai avete letto veramente così tanti shonen, così tanti seinen anche, comunque così tanti manga che volete qualcosa che sia molto più tranquillo, molto più sul classico, che però vi riesca lo stesso a infondere delle emozioni come la rabbia, come la paura per questi demoni, come il coraggio, come la stessa amicizia che ovviamente c'è all'interno di quest'opera. Secondo me siete sulla strada giusta. Quest'opera potrebbe aiutarvi anche solo per togliervi quei momenti di noia all'interno della giornata o come spendere bene un'oretta a leggere qualcosa. Penso che quindi quest'opera sia consigliata veramente per qualsiasi target di età, perché è una storia in cui non c'è molto sangue e non è molto cruenta anche a livello dei disegni. Non lo si può sicuramente paragonare a livello di un Berserk come opera all'interno dei disegni, all'interno della trama. E quindi è un'opera proprio fatta per tutti ed è un'opera che si va a collocare anche nel periodo storico, all'interno del Giappone feudale, proprio secondo me in un momento in cui molto interessante, perché ti fa, tra molte virgolette, capire un po' la storia del Giappone, comunque ti fa affondare sulla storia del Giappone, cioè questo rimando proprio al Giappone antico, che secondo me si collega molto bene poi, visto che all'interno della storia, oltre ai samurai, quindi alla squadra ammazzademoni, ritroveremo anche poi successivamente dei ninja. E ovviamente all'interno della storia c'è questo nemico comune, questo nemico che dovrà essere battuto alla fine della storia, che ovviamente è circondato da tanti altri demoni molto forti, che potranno essere molto forti, ma poi si riveleranno anche essere molto umani in alcune emozioni. E comunque, per quanto possano essere forti, verranno anch'essi battuti. Sicuramente da un certo punto della storia in avanti si potrà capire un po' il target delle morti di alcuni personaggi in generale, però penso che per come siamo arrivati adesso a livello italiano come storia sia un'opera che ha ancora molto da dire e che può ancora stupirci in positivo, sia a livello di disegni che a livello della trama soprattutto. E quindi io vi dico, è un'opera che secondo me non è né schifo né un capolavoro, ma è un'opera che si colloca proprio a metà tra le due. È un'opera quindi che io sicuramente, come vi ho già detto prima, vi consiglio di leggere, magari non come prima opera, o non, neanche come seconda, cioè se avete letto tante altre opere, prendetela così, giusto per leggere qualcosa di un po' più tranquillo. E per quei momenti di noia generale che potete avere durante la giornata. Però secondo me non bisogna farsi troppe aspettative su quell'opera. Quando si approccia a quest'opera non bisogna aspettarsi un One Piece, un Attacco dei Giganti o qualsiasi altra opera shonen che è stata fatta in questi tempi o comunque che è vecchia ed è stata un capolavoro per molti. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per la visione di questo video, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate voi di Demon Slayer e detto questo, io vi saluto.